Ciao fanciulle e fanciulli, guardate un po' dove sono. No, c'è l'albero, ok, però si vede, sono in mezzo al mar, più o meno, sono in spiaggia, sono in quell'isolotta sperduta in un mappamondo, se voi lo cercate non c'è, forse c'è neanche una capocchia di spillo, una puntina di spillo, siamo in un arcipelago di 27 isole. E solo quattro sono abitate. Questa è una di quelle non abitate, ma su questa isola c'è solamente questo resort. Sono 19 residenze, è un albergo in pratica e ci siamo solamente noi, saremmo una sessantina di ospiti e quindi abbiamo tutta l'isola per noi. Comunque, ho voluto registrare il video anche da qui perché sicuramente è molto più piacevole per voi anche vedere un video registrato da qua che non da casa. Scusate per i capelli, scusate per gli occhiali, ma c'è il sole, come vedete, e non riuscirei a tenere gli occhi aperti. Se vedete delle strane, dei quadratini, eccetera, questi qualcosa sulla mia pelle è perché, guardate, ecco, su di me c'è questa cosa qua, questo lettino in questa maniera proprio per proteggermi dal sole. Comunque, presto che tardi, cosa c'è nella mia borsa? Allora, la mia borsa è questa qua, ce l'hanno data appena siamo arrivati ed era in camera. E cosa c'è al suo interno? Allora, un iPad. Allora, dovete sapere che a Bali non si usano i cognomi, ma si usano solamente i nomi. E non so perché, ma tutti gli hotel, tutte le cose erano sempre prenotate a mio nome. Quindi lui, che è là, che sta prendendo il sole, veniva chiamato Mr. Gabriela. A me questa cosa piaceva tantissimo. Quindi lui per tutta la vacanza è stato Mr. Gabriela. Quindi Mr. Gabriela ha portato un iPad che ha distrutto. Infatti, volevamo comprare porta iPad sia il mio che il suo a Singapore perché ci hanno detto che era il paradiso della tecnologia e quindi tecnologia non abbiamo trovato niente, quindi aspetteremo di trovarlo a Milano. Poi c'è il vestito con cui appunto sono venuta in spiaggia, un vestitino semplicissimo marrone, c'è la sua maglietta, questa qua azzurra comprata l'anno scorso a Maui. Chissà se si riesce a vedere qualcosa, se sono contro luce, boh, io sto registrando. Chissà che cosa uscirà, sembrerò nuda? No, giuro, il costume, non si vede. Poi c'è la macchina fotografica, qua dentro c'è la macchina fotografica che abbiamo sempre tutti i viaggi. Questa è una Canon, sicuramente me lo chiederete, è una Canon G9 in pratica, non so neanche se fa video, penso di sì. Le nostre mandorline, noi non facciamo un viaggio senza mandorle. Questo era pieno perché abbiamo comprato quando siamo stati a Dubai, non so se era 1 chilo o mezzo chilo di mandorle, comunque era tutto pieno questo sacchetto. E queste qua sono quelle poche che sono rimaste. E invece il sacchetto era della Swift Factory, che è dove ho comprato le cicche. Sapete quelle rotonde? Ecco, io sono un'appassionata di cicche quelle rotonde. E quelle tutte colorate, ecco, le compro a chili, ne metto una per volta in bocca, quando finisce il gusto di uno ne metto in bocca un altro, fino a che ho la bocca piena di cicche. E allora li sputo tutti. Comunque, le mandorline immancabili, cuffie per ascoltare la musica, queste qua sono il modello solo. Poi il mio super mega bellissimo cappello, questo qua è un cappello che ha fatto storia, questo qua l'ho comprato tantissimissimissimi anni fa a Santorini, è fatto a mano all'uncinetto e mi ha accompagnato ovunque, qualunque viaggio al mare, c'è sempre lui, lo adoro ed è enorme, mi protegge appunto benissimo dal sole. Poi c'è il mio telefono che però qui è inutile perché non c'è internet, non c'è nulla. Siamo da 10 giorni che siamo fuori dal mondo, come avete ben visto, un orologio di Mister Gabriele, le chiavi della nostra cagetta e basta, la borsa è vuota, come vedete è vuota, però
però c'è la bustina dei solari, adesso vi faccio vedere. Questa bustina qua l'ho presa da Brochet, sapete, col buono, ho pagato pochissimo, tipo 2 euro, sempre cose così. Allora, all'interno c'è questo solare che è della Roche-Posay ed è protezione 30 ed è olio. Protegge tutto quello che volete, è un profumo molto neutro, sa quasi tipo di lacca, cioè profumi molto neutri. L'unica cosa è che ho unge, cioè non è un olio secco ma è un olio, quindi unge. Secondo me è perfetto per la piscina, perfetto per la barca, perfetto per una spiaggia con i sassi, ma con la sabbia no, non c'è la sabbia. Solari sono questi, ho usato per tutto il tempo questo qua mi era stato regalato quando sono andata. Aspettate che metto un po' di capelli di là perché l'ho preso quando mi è stato regalato a Miami da una mia amica che mi ha parlato appunto benissimo, mi aveva procurato la protezione 50. Questo qua lo vendono a Miami, non so dove altro, se in tutta l'America, se solo in quella zona lì. Ed appunto una protezione 50, l'ho usato sempre su tutto il corpo. L'unico problema è che secondo me non protegge abbastanza bene la mia pelle, anche se è protezione 50 ed è appunto resistente cioè, per gli sportivi, per l'acqua, resistente all'acqua 80 minuti eccetera, perché comunque mi sono ritrovata ad avere tutte proprio macchie sulla pelle, di macchie bianche, alcune appunto parti super protette, altre parti invece bruciacchiate, quindi secondo me non mi ha protetto al 100% la pelle. Poi Mr. Gabriele ha comprato questo qua giusto per gli ultimi giorni, ha fatto sempre protezione 50, protezione 30 e adesso sta usando la protezione 15, questa qua l'abbiamo comprato a Bali. Sul viso invece ho sempre usato questo, uso sempre questo qua, mi sono trovata benissimo, che questo qua è della Roche-Posay ed è un 50+, ed è ultra leggero, ultra light ed è un fluido, è stupendo, è fenomenale, lo metto tutte le mattine appena mi sveglio, anche per andare a fare colazione lo uso subito, poi quando arrivo in spiaggia lo riapplico. Non ho mai avuto un problema, come vedete sono leggerissimamente colorata, anche perché sto sempre sotto questo gazebo qua, questo non so come si chiama, è un lettino però col tettuccio diciamo, e sono trovata benissimo, ve lo straconsiglio, anche sicuramente per la città secondo me è un prodotto ottimo. Questo qui è tutto quello che c'era nella mia borsa mare, spero tanto di avervi tenuto compagnia, aspettate che vi faccio vedere un po' questo paradiso, ecco qua, quello che vedo tutti i giorni, faccio sentire il rumore dell'acqua. Invece dall'altra parte, ecco qui, quello che... dall'altra parte c'è proprio la foresta. Tutte le palme, ecco qua, ci siamo, ecco qui, spero tanto quindi di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video, ciao.